Va bene, presumo che si possa cominciare, anche se qualche disguido tecnico, comunque in questa prima fase tanto l'apparecchiatura serve meno, quindi si può cominciare. Buonasera a tutti, anche a chi è intervenuto stasera e non stamani. Allora, rispetto al programma stabilito, le variazioni sono pochissime, nel senso che intanto un importante contributo come quello di Carla Forti, che doveva essere previsto per questo pomeriggio, invece è stato già svolto stamattina. Perché ho detto importante? Perché sottolineava un altro aspetto meno noto della vicenda 18 Ciardi. Lo dico per quelli che non erano presenti, in modo tale da richiamare anche questo aspetto alla loro riflessione. E cioè il contributo di Giotto Ciardi nell'immediato dopoguerra alla ripresa delle lotte contadine già dall'ottobre del 1944 in questa zona. Giotto Ciardi, che veniva da un'esperienza durissima di lotta partigiana sia in Jugoslavia sia in Italia, nel Pisano e poi sulle Apuane, come sentirete parlare dagli interventi di stasera, ecco, Giotto Ciardi nel primo dopoguerra si mette anche fin dall'ottobre del 1944 a capo o comunque segue con molto interesse e con molta partecipazione, lui che, così raccontava Carla Forti, senza la disponibilità di un braccio, con la motocicletta per le aie contadine, sollecita il movimento contadino Mezzadrile alla ripresa delle lotte per un contratto più equo e dignitoso. Quindi era hai all'ospedale. ragione. Hai ragione, ha giocato un effetto di distorsione perché per noi il 44 era la fine della guerra, per noi, ma non per le Apuane. Quindi il 4 ottobre 44 pensavo al passaggio dell'Arno, invece in realtà siamo nel 45, hai ragione, perfetto. Momento peggiore. Certo, fu il periodo più brutto poi di tutta la guerra partigiana, no? Dal 43 al 44. Va bene. Allora, questo è stato, poi voglio dire, gli altri importanti interventi sono stati quelli di Stefano Gallo, che ha parlato della resistenza tra le colline Pisane e la Versilia, con tutta una serie di domande particolarmente importanti su cui sviluppare la ricerca. Fra i saluti voglio ricordare l'intervento di Luca Agnasi, presidente nazionale della FIAP, Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, a cui appunto Giotto Ciardi era iscritto. Ha parlato poi Bruno Possenti, stamani dell'ANPI provinciale di Pisa, anche coordinatore dell'ANPI della regione Toscana. Dunque, che cosa mi scordo? Ecco, un momento particolarmente importante e significativo è stato l'intervento di Paola Ciardi, che ha ricordato il padre Giotto. E al termine la consegna del ritratto di Giotto Ciardi al comandante della stazione dei carabinieri di Lari. Ecco, ho fatto un po' riassunto della mattinata e ora si riparte stasera. Al centro ci sarà soprattutto l'intervento di Eric Gobetti sulla questione della resistenza italiana in Jugoslavia. Lascio comunque prima di tutto la parola a Roberto Boldrini, insegnante, ricercatore, archivista, appassionato di storia, non solo di storia locale. Ah, appassionato studioso di storia, che interviene su Giotto Ciardi attraverso i documenti. Un primo sondaggio, vi dire a lui che, ad esempio, un documento è arrivato proprio agli ultimi minuti prima di questo convegno. Lascio la parola a lui per ascoltare anche qualche notizia in più e sostanzialmente nuova. Prego, Sì, Roberto. grazie. Richieste telefoniche, qualche mail. Alle 3:30 il distretto militare, insomma l'ufficio documentale dell'esercito, ha mandato il foglio matricolare di Giotto Ciardi, no? Con il dettaglio dei servizi da lui prestati, anzi arriva fino dal 41 al 52, quindi un documento piuttosto esteso. Dico solamente le cose che emergono di più. Lui si arruola nel 41, volontario, e viene nominato subito sergente in artiglieria e passa poi alla difterite per diversi mesi
quindi non va in prima linea. E dall'ottobre, dalla fine ottobre del 42, carabiniere, si arruola nei carabinieri e viene destinato alla Legione Carabinieri di Roma. È come carabiniere che poi partecipa alle campagne, alla guerra in Jugoslavia, e specialmente alla 650esima sezione carabinieri in Jugoslavia, il suo corpo. Poi torna, passa un periodo a Taranto, appunto all'ospedale, fino all'aprile del 44, ci passa quasi 4 mesi per rimettersi dalle ferite riportate in Jugoslavia. E arrivo rapidamente nel 45, non appena rientrato, appena ristabilitosi dalle gravissime ferite e dai gravissimi traumi ricevuti nella zona apuana, si rimette subito in prima linea nel dopoguerra come organizzatore. E qui tra i primi documenti che si possono citare, appartenenti ad alcuni raccoglitori gelosamente conservati dalla signora Paola, sono quelli su cui poserei l'attenzione, sono alcune lettere e biglietti con la sezione del PC di Perignano, i vecchi compagni di Perignano. Uno in particolare, con il quale Giotto viene accolto al suo ritorno, si è già consapevoli delle imprese, ecco, nel tardo 45, interessante anche questo, che nel partito si è già consapevoli delle eroiche imprese che lui ha fatto, degli atti quasi in solitaria che è riuscito a portare a termine. Quindi la lettera di Vladimiro Storai di Perignano, che doveva essere uno dei responsabili, credo, della sezione, è piena di elogi, però ricorda in un rigo che quando lui partì gli dice qualcosa del genere: non ti curare dei biasimi, delle critiche che hai avuto quando sei partito. Quindi c'era stato probabilmente nella sezione nel 1941 tra i giovani forse una discussione sul suo partire volontario per la guerra. Probabilmente questo aveva suscitato una discussione nella sezione di Perignano, e questo già è interessante per il discorso che vorrei sviluppare dell'autonomia di Giotto Ciardi, dell'autonomia di pensiero di Ciardi. E l'altro, poi passo un po' rapidamente, scusate, perché per ora non è facile seguire tutti i suoi passi dettagliatamente sulla base dei documenti conservati dalla signora, che a volte sono episodici, non perché non li ha conservati la signora, ma perché non è facile, insomma, trovare un patrimonio di lettere, documenti già costituito da consultare. Passerei a due anni dopo. Lui è sempre nel Partito Comunista. Nel 1948, in occasione delle elezioni, dai documenti appare che appoggia il fronte popolare, quindi PC e PSI, e si dà da fare nella propaganda in campagna elettorale. Io credo che cominci poi a prendere un po' di distanze dal PC verso la fine del 52, perché nella ricca rassegna stampa conservata dalla signora c'è un appello sulla Gazzetta di Livorno che lo mette tra i promotori di una conferenza internazionale a Berlino destinata a cercare di trovare una soluzione pacifica per il problema della divisione tedesca. Ciardi risponde a questo appello, che era partito da gruppi che facevano capo ai Partigiani della Libertà, quindi di ispirazione, che era un gruppo ispirato anche dal Partito Comunista, fa una smentita
E dice che lui non ha aderito, non è tra gli aderenti all'iniziativa, che era partita da un liberale, anche i liberali smentiscono, il liberale, un ex deputato liberale Giuseppe Nitti, che poi era uscito dal Partito Liberale, quindi era una sua iniziativa, che Ciardi non appoggia. Io ho pensato, prima supposizione, che forse da lì comincia un suo smarcamento dalla sinistra del PC. Naturalmente rimane il suo legame con la resistenza, questo rimarrà sempre in tutti gli appunti, i biglietti, le commemorazioni, come poi dirà anche la professoressa, credo, la professoressa Sonetti, lui è sempre in prima fila. Però nella politica, dalla politica politicante, sembra già da lì che non si faccia troppo attrarre Giotto Ciardi. La smentita di cui ho detto prima, dell'adesione a questa conferenza internazionale per risolvere il problema tedesco, viene ripresa anche dal settimanale della diocesi di Livorno, Fides, con molto spazio, riconoscendo il valore dell'uomo Ciardi, naturalmente cerca di attrarlo nella propria sfera, il settimanale della diocesi di Fides, e ne riconosce il grande valore come uomo, però mette in evidenza il fatto che Giotto Ciardi, uomo autorevole di Livorno per il suo trascorso militare eroico, non condivide del tutto alcune posizioni che si vanno profilando nella sinistra cittadina. A questo proposito sarebbe da interrogarsi anche se Ciardi conobbe Don Angeli, l'attivismo Fides, penso la signora, ecco, confermerà, non ci sono documenti scritti, ma probabilmente due grandi uomini in fondo in una città non grandissima come Livorno non potevano non incontrarsi. Don Angeli era uno dei factotum di Fides, del settimanale della diocesi, a cui dette una veste, diciamo, anche un po' progressista, tant'è vero che poi ne fu allontanato. Continuo con alcuni indizi che secondo me depongono a favore della tesi di una grande autonomia e libertà di giudizio di Giotto Ciardi. Nel 53, quando si profila la soluzione del problema di Trieste, che si concretizzerà nell'anno seguente, lui interviene sul tema, e chi meglio di lui poteva esprimere un giudizio sulla questione, su fatti jugoslavi. E non ha nessun, pur essendo un decorato della resistenza jugoslava, non ha nessun timore ad apparire sui giornali con una lettera in cui critica il regime di Tito, schierandosi in favore dell'italianità di Trieste, nel nome tra l'altro di un movimento Azione Latina, della cui sostanza non ho approfondito niente per ora. Però ecco, anche questo mi induce, rafforza insomma l'immagine che, anche se con sfumature ancora indefinite, ma l'immagine che mi sto facendo di Giotto Ciardi. Nello stesso anno 53 compare sui giornali, vedete com'è interventista, come interviene nei dibattiti locali e nazionali, è veramente un uomo che respira, diciamo, sente il respiro del mondo, niente gli è estraneo, pur da una città quasi provinciale come Livorno, interviene su moltissime vicende di spessore al di là della città. Ecco, nel 53 fa un intervento su un altro tema da lui prediletto, quello dei benefici e delle provvidenze per i reduci di guerra, in particolare per i decorati. Lui faceva parte di molte associazioni di reduci e del gruppo delle medaglie d'oro italiane, che era una potente, credo, associazione in quei giorni. C'è molta corrispondenza su questo nelle carte conservate da Paola, quindi ritengo che fosse
anche in quegli anni un gruppo di pressione di una certa energia. Quindi interviene nel 53 anche appoggiando la rivendicazione da parte dei reduci della Repubblica Sociale delle provvidenze legate alla pensione. In fondo dice sono stati per la pensione di guerra, sono stati combattenti anche loro, seppure dalla parte sbagliata. Vedete che ampiezza di panorama mentale che riusciva a avere nel 53 Ciardi. A questo proposito, sul suo diciamo schieramento ideale, non possono esserci dubbi, perché ripeto, la resistenza per lui era il valore più importante, vissuta poi così giovanissimo. Infatti c'è una sua memoria dattiloscritta, dal quale ora vi leggo alcuni piccoli brani, in cui la resistenza è veramente il punto di svolta, nel quale la gioventù italiana prende in mano il suo futuro evidenzia tutte le contraddizioni del fascismo e lo mette all'angolo. Infatti lui condivide la tesi che il fascismo sia un fenomeno reazionario, che è una tesi di derivazione comunista, praticamente dei comunisti dagli anni 20. E scrive in questa memoria manoscritta che il fascismo, sopraffatto e vinto dagli stessi mali da cui trasse vita e sviluppo, ebbe imposta la guerra dalla vindice ruota del destino. Non aveva altra via da scegliere, o la bancarotta nazionale o la guerra, ma una guerra qualsiasi che potesse farlo uscire da un fallimento politico certo. Quando cade il regime, aggiunge, salta alcune righe, la patria tornò schiava dal triste egoistico tentativo sabaudo dell'8 settembre 43. Bisognava riaffrancare il paese dal tornato dominio tedesco. Quindi mette cronologicamente in ordine i fatti. Il fascismo che giunge alla sua estenuazione finale, che si presenta questa estenuazione sotto forma del dilemma o guerra o bancarotta nazionale. Il fascismo non può che finire in guerra, il fascismo cade, tenta di rialzarsi, di mantenere una continuità, ma dopo l'8 settembre c'è il tradimento della monarchia, il triste, egoistico tentativo sabaudo. È allora che le due grandi istituzioni del paese, quella più longeva, la monarchia, e quella più recente, ma ormai estenuata, il fascismo, denunciano in pieno la loro insufficienza a promuovere il riscatto del paese, e qui si innesta quello che per lui è il secondo risorgimento italiano, cioè l'insurrezione partigiana. Vedete come agisce in lui una cultura di lunga durata, no? Che risale direttamente alla fonte dell'unità italiana, il risorgimento probabilmente assorbito nella gioventù scolastica, in qualche lettura del dopoguerra. Insomma, sarebbe una bella impresa ricostruire meglio quali sono i testi che Ciardi ha letto, le persone che per lui magari hanno contato anche qui nella gioventù larigiana. E l'insurrezione partigiana viene così sintetizzata: e il nemico non passò. Quindi qui sembra di riflettere quel passò, a me mi fa venire in mente il Piave mormorò e non passa lo straniero, quindi un senso patriottico probabilmente assorbito anche questo da una cultura risorgimentale dell'Italia vittoriosa dopo la prima guerra, ipotizzo ancora. E il nemico non passò, quello stesso nemico che non era mai passato neanche nel 18, con sicurezza durante tutte le guerre di riscatto e di indipendenza italiana. Quindi nessun dubbio sulla resistenza, come pietra angolare
della riscossa, della rinascita italiana. Passo, rimango ancora sul 53, perché 53 sono un altro anno, un altro anello importante nella vicenda biografica di Ciardi. Ci sono le elezioni politiche successive a quelle del 48 e Ciardi aderisce questa volta lo fa più consapevolmente alla Unione Socialista Italiana, e un movimento che si era formato da una piccola scissione del PC, i due responsabili delle federazioni reggiane, modenesi, Magnani e Cucchi, che vilipesi da Togliatti con il nome i Magna Cucchi, insomma i seguaci di Magnani e Cucchi, furono vilipesi con il nome di Magna Cucchi. Quindi questa Unione Socialista Italiana non ebbe un buon risultato, non mandò un deputato, ma qui ci interessa la vicenda particolare di Ciardi. Aderisce all'Unione Socialista Italiana, ma anche stavolta smentisce di aver aderito. Questa volta non si limita ai giornali, stampa in proprio un volantino dal quale si possono trarre ulteriori tracce della sua cultura politica. Lui punta, suo obiettivo è che l'Italia sia repubblicana, libera e democratica. Usa questi tre aggettivi in questo volantino nel quale dice che si ritira, non toglie l'appoggio all'Unione Socialista Italiana. Dice anche che l'Italia deve avere delle forze armate potenti, è proprio questo l'aggettivo, per garantire anche al nostro popolo pace, sicurezza e libera autonomia di decisioni. Aumenta, rincara la dose due righe più sotto e si dichiara favorevole all'adesione alla NATO, senza la quale organizzazione l'Italia non avrebbe potuto mai ricostruire forze armate degne di questo nome e superare la clausola militare del trattato di pace, che la lasciava completamente indifesa e indifendibile, e non avrebbe potuto mai riacquistare nel mondo un posto di dignità. E qui comincia anche a condividere, a guardare con attenzione anche al partito liberale e repubblicano. Diventerà conoscente, amico di Randolfo Pacciardi, per esempio, con queste sue idee sulla necessità che il paese disponga di forze armate in grado di garantire all'Italia, lui dice, un posto di dignità nel contesto internazionale. Sempre nello stesso suo volantino promuove la Federazione Europea, lui la chiama così, che era insomma, all'inizio la cieca, come sola soluzione per risolvere i problemi angosciosi della miseria in Europa e specialmente in Italia. Poi si avvia alla fine del volantino e scrive: «Devo riconoscere onestamente che queste verità sono promulgate dai partiti democratici di centro e non dai partiti demagogici che non hanno il coraggio di esaminare la realtà senza odi». Io credo qui di cogliere l'allontanamento dal PC, ecco, la presa di distanza dal PC, salvo poi ulteriori documenti, ulteriori verifiche. Naturalmente quello che dico è apertissimo a tutte le smentite documentarie possibili. Negli anni seguenti, oltre alle cariche che ottiene nel 56, ottiene il titolo di commendatore, è attivo appunto nel gruppo Medaglie d'Oro, la cui sede a Roma, partecipa ai convegni nazionali dell'AMPI. Metto però l'attenzione su un dato significativo: nel 57,
sui giornali livornesi c'è una bella foto della celebrazione del 25 aprile a cui partecipa Parri e Ciardi è alla destra di Parri. Significativa, credo, perché segna, ecco, simbolicamente, visivamente, l'avvicinamento al Partito Repubblicano, di cui ci dà testimonianza per gli anni poi più recenti anche Paola Ciardi. Ah, non ero sbagliato, non era il 25 aprile. Ah, era un 25 aprile a Livorno, ma lo incontra anche a Bolzano nel 57 a un raduno delle medaglie d'oro. Fanno il raduno a Bolzano, le medaglie d'oro, come monito ai partiti separatisti, alla Volkspartei dell'Alto Adige, naturalmente, questo non sfugge a nessuno, non sfugge, nella rassegna stampa di quei giorni le medaglie d'oro italiane salgono a Bolzano per affermare l'italianità minacciata da la Volkspartei. Negli anni seguenti poi farà degli attentati, insomma, fino a metà degli anni 60 le vicende altoatesine sono state segnate anche da diversi morti. Da allora in avanti non sarà più vicino, molto vicino alla politica, tranne appunto che l'adesione al Partito Repubblicano, di cui seguirà i convegni, ma non ci saranno più interventi, almeno a giudicare dalle carte ancora detenute da Paola, in cui si espone rispetto alla vita politica dei partiti. Però ci sono prese di posizione sulle vicende livornesi e nazionali a ripetizione. Nel 61 scrive a De Gaulle e gli risponde l'ufficio stampa di De Gaulle, dopo il discorso sulla Tunisia che segna la nascita, quarta o quinta repubblica, non sono andato a rivedere, non so se sbaglio, insomma il discorso sulle colonie africane, che insomma che innesta anche l'ultima e più abbastanza tragica fase di quasi guerra civile in Francia. Con la destra militare, De Gaulle parla a favore dell'unità del paese e Ciardi gli manda un telegramma facendo un paragone con l'Italia del dopoguerra. Nel 62 c'è il congresso del Partito Repubblica Nazionale del PRI a Livorno, fotografia di Ciardi in prima fila, ma non smette di guardare con quello spirito d'autonomia che credo gli si possa attribuire, non smette di guardare anche altrove, in particolare all'est, forse la sua gioventù, i suoi 20 anni in Jugoslavia, in fondo anche emotivamente, probabilmente lasciarono una traccia. E nel 64 si esprime a favore del riconoscimento della Repubblica Democratica Tedesca. E da lì continua con altre prese di posizione, ne salto alcune per giungere agli anni più vicini a quando invecchia. Nel 69 all'ambasciata jugoslava a Roma riceve una medaglia a ricordo per la partecipazione alla guerra. Nello stesso anno è grande ufficiale al merito. Per testimoniare ancora della sua attenzione a quello che si muove intorno a lui, tra il 74 e il 75 si impegna nella ricostituzione del Livorno, Unione Sportiva Livorno Calcio fallito. Appare anche lì, si mette a fare da garante. L'autorevolezza che ha quell'uomo a Livorno, credo sia oggi difficilmente immaginabile. Non mi sono soffermato su episodi in cui Giotto Ciardi scende in strada in occasione delle risse tra i giovani di estrema sinistra, i giovani comunisti e i paracadutisti. Arriva Giotto Ciardi e le risse hanno termine. Insomma, si tratta di un uomo che ormai ha un'autorevolezza e un'autonomia di fronte al resto della città. Credo difficilmente paragonabile a quella di altre grandi figure livornesi di quegli anni, sulle quali probabilmente la professoressa Sonetti dopo si dilungherà. Ecco, ancora il suo guardare ad est. Nel maggio dell'85 va in Unione Sovietica e riceve un'onorificenza
insieme ad alcune decine di resistenti italiani appartenenti a tutti gli schieramenti, c'è Leo Valiani tra gli altri. Il viaggio però è fatto con l'ANPI. Questo legame con la resistenza e con l'ANPI è il filo rosso, il trait d'union che del suo dopoguerra politico culturale, diciamo più latamente culturale, riceve la cittadinanza in un paese in cui andava in vacanza, insomma è un uomo che va verso la terza età potendo contare su un'autorevolezza, su una grande autorevolezza. E ancora negli anni 90, per concludere, interviene sui giornali, interviene a Livorno contro le giunte, contro l'ultima giunta comunista, con un articolo, vabbè l'articolo è di sicuro è redazionale, l'articolo però Giotto Ciardi, l'uomo autorevole, uno dei più autorevoli di Livorno per il suo passato, che mette la sua firma sotto un articolo dal titolo «Compagni, quanti errori!» Probabilmente aveva un impatto un articolo del genere a Livorno. Il finale è: «Signor Sindaco, Livorno non accetta più vane promesse retoriche, né vuol continuare sulla via del declino». Perché Giotto Ciardi, nella sua cultura formata singolarmente, autonomamente, mi sembra da questi scritti che avesse anche una certa qualità oratoria, un uomo che sapeva parlare di fronte alla gente, ecco, col passare degli anni si era abituato. Gli ultimi interventi pubblici che fa ancora sui giornali sono ancora 93, 94, 95, sono dedicati all'intervento italiano in Tunisia e alle guerre jugoslave. La memoria della Jugoslavia non poteva lasciarlo indifferente. Certo, i suoi giudizi letti oggi probabilmente non hanno quell'approfondimento critico che sarebbe stato già allora necessario. Sono ancora forse prigionieri della cultura della sua giovinezza, maturata nella sua giovinezza e articolata poi negli anni 50 e 50 e 60. Forse dopo l'89 è chiaro che sia per l'Etiopia e la Somalia che per la Jugoslavia una messa a punto era necessaria per chiunque, anche per un uomo che molte delle vicende di cui parlava le aveva vissute. Ma rimangono questi dati, ecco, come ho detto prima, un uomo che sente dentro di sé il respiro del mondo, a cui nulla o quasi è indifferente delle vicende collettive, sottolineerei questo, le vicende, quanto contava per quelle generazioni, quanto contavano le vicende collettive, le vicende, le manifestazioni, gli incontri, le cose condivise, vissute, partecipate, vissute insieme, ecco. Grazie. Allora, grazie Roberto. Dunque, e ora l'intervento sul contesto dalmata.